Ecco, Rummenig, questa Inter non convince, centrocampo immobile. Io dico, noi abbiamo giocato neanche male, né bene, però siamo abbastanza contenti con quel punto, però chiaramente nel futuro dobbiamo vincere ogni tanto anche in trasferta. Dopo la rete con la Sampdoria, Carnevale puntuale con l'Inter. Ma speriamo che sia così tutte le domeniche. Due splendidi gol da due dei protagonisti di spicco della partita. Va detto subito che l'Inter, anche se migliorata, non è guarita dal mal di trasferta. L'Udinese nuovo corso, con Storgato libero e Digne a centrocampo e Chieri come dalla sinistra, si è invece confermata in pieno. Sotto di un gol, dopo soli 90 secondi, ha aggredito l'avversario e ha praticamente impedito che i rifornimenti giungessero con continuità alle punte. Questo è un miracolo di Zenga. Altobelli e Rummenigge hanno avuto pochissimi palloni giocabili, il centrocampo nero-azzurro ha dimostrato scarsa autorità. Questa è una delle rare occasioni in cui Tardelli si è fatto vedere. Anche la difesa dell'Inter si è lasciata in alcune occasioni sorprendere e Colevatti ha perso spesso il duello con Carnevale. Qui Ferri interviene su Barbadiglio in area. Le fiammate di Rummenigge sono state forse le cose migliori che l'Inter abbia messo in mostra a Udine. Qui siamo all'inizio della ripresa e Altobelli sbaglia il colpo del KO, ma poche volte il tedesco e il centravanti sono stati lanciati o hanno avuto cross da utilizzare di testa. Il gol di Carnevale ha siglato in apertura di ripresa il giusto pareggio. A questo punto l'Inter è migliorata. Forse ha avuto davvero paura di perdere, perché l'Udinese, sospinta da Edinho e soprattutto da De Agostini, ha cercato la soluzione clamorosa. Ma nella ripresa era più difficile arrivare a tu per tu con Zenga. Ed inoltre Carnevale, infortunato, aveva lasciato il posto a Zanone e ha così effettuato l'esordio stagionale. E poi è stata l'Inter ad avere due occasioni ghiotte, con Altobelli prima e Bergomi poi. Brini, in entrambe le occasioni, ha confermato il suo grande stato di forma. A questo punto tutti hanno avuto paura di perdere e la partita è finita 10 minuti prima del fischio finale. Mi ha dato una grossa soddisfazione perché ha fatto una grande, grande partita. Io credo che se non fosse quel gol iniziale da farci giocare in salita, la mia Udinese avrebbe potuto anche prevalere sull'Inter. L'Inter che con quello vantaggio iniziale ha saputo, sì, tenere un po' il gioco, però per le occasioni dimostrate dalla mia squadra su tutti i 90 minuti credo che potevamo anche aspirare a qualche cosa in più. Ecco, quei rischi che abbiamo corso in altre occasioni, oggi li abbiamo corsi due volte nel primo tempo. Per il resto mi pare che abbiamo voltato pagina e un passo alla volta mi pare che possiamo essere abbastanza soddisfatti, perché fare il risultato qui a Udine non è facile.